Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti all'apertura della Milano Music Week. Una settimana importante, una settimana anche coraggiosa, che con questa cerimonia inevitabilmente particolare apriamo questa mattina. E lo faremo con Filippo Del Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano, Enzo Mazza, CEO della FIMI, Andrea Miccichè, presidente di Nuovo Imaje, Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, Paolo Franchini, vicepresidente della commissione di vigilanza SIAE, Innocenzo Cipolletta, presidente di Confindustria Cultura Italia, e con Luca De Gennaro, curatore artistico della Milano Music Week. Comincio a dirvi che alla destra del vostro schermo avete una casella in cui potrete scrivere le vostre eventuali domande a tutti i nostri relatori. Ma per iniziare abbiamo il saluto inviato proprio alla Milano Music Week del ministro dei beni e delle attività culturali, Dario Franceschini. Davvero grazie a voi per questi giorni di riflessione. C'è una grande necessità di riflettere non soltanto su come attraversare questa emergenza, ma sul futuro della musica, della cultura in generale dopo l'emergenza Covid. Cosa resterà? Cosa abbiamo imparato da questa esperienza? Come tutte le grandi crisi e i grandi drammi, c'è sempre qualche cosa poi che resta che segna il tempo futuro. E credo che cambieranno molte cose dopo l'esperienza del lockdown, delle limitazioni, della drammatica chiusura dei teatri, dei concerti, delle mostre, di tutte le attività culturali. Intanto questo ha contribuito a far capire a tutti, anche a quelli che non consumano abitualmente cultura e anche ai decisori politici più lontani dalle scelte culturali, che gli investimenti in cultura sono un pezzo essenziale per il nostro paese, non soltanto per il grande passato, per il fatto che pensando all'Italia in qualsiasi parte del mondo si pensa subito a arte, bellezza, musica, cultura, cinema, ma perché le industrie culturali che lavorano in questo settore sono una parte essenziale del nostro PIL, sono una parte essenziale della nostra attrattività, sono ciò che caratterizzano e rendono unici i nostri prodotti manifatturieri quando vengono esportati nel mondo. Anche se uno compra il prodotto che apparentemente può essere più lontano dall'idea di cultura, di arte, una scarpa, un oggetto alimentare. Dietro quell'oggetto chi lo compra vede tutta la bellezza, la storia, l'arte, i saperi, i mestieri italiani. Quindi gli investimenti in cultura sono fondamentali e le nostre città, senza i cinema aperti, i teatri aperti, senza concerti, senza musica nelle strade, senza i club, sono città più tristi. E questo contribuirà a far sì che le scelte strategiche del futuro abbiano al centro gli investimenti in cultura e in musica. In secondo luogo, l'emergenza ha spinto a sperimentare forme nuove. Abbiamo visto già dal primo lockdown, ma anche in questi giorni, in queste settimane, quanta offerta culturale si è trasferita sulla rete, in modo spontaneo, non preventivamente organizzato, quasi sempre gratuito, ma molti spettacoli, molti concerti, molti eventi culturali si sono velocemente trasformati grazie un'altra volta alla capacità di adattamento, alla creatività italiana, si sono adattati alla rete e oggi abbiamo un'offerta molto ricca, molto innovativa, molto sperimentale. Anche per questo, come governo, abbiamo da diversi mesi investito sull'idea di una piattaforma italiana della cultura, per capirci, anche se è antipatico, sembra quasi di far pubblicità, per farci capire, l'abbiamo chiamata Netflix della cultura nel linguaggio italiano, in realtà si chiamerà in un altro modo, una piattaforma pubblica gestita dal Ministero, affidata dal Ministero alla gestione di Cassa Depositi e Prestiti, pubblica, ma che potrà usufruire della collaborazione di privati, una piattaforma nella quale offrire online a pagamento, le forme si vedranno, singolo evento a pagamento, abbonamenti, ma di offrire tutta la cultura italiana, concerti, spettacoli teatrali, cinema, mostre virtuali, musei, tutta l'offerta culturale italiana. Non certo per sostituire l'offerta dal vivo, ci sono state molte polemiche da questo punto di vista, ma io ho ricordato più volte che si chiama dal vivo per una ragione, spettacolo dal vivo per una ragione, perché non si può privare, senza snaturarli, del rapporto diretto tra il pubblico, la platea. Le grandi assembramenti di persone dei concerti, gli stadi, non si può privarli del rapporto diretto con l'artista, con il palco, con la creazione, ma non si tratta di sostituire, si tratta di integrare, sia in questa fase di emergenza, perché può essere molto importante poter offrire l'offerta culturale italiana anche online o nelle televisioni, o sulla rete o nelle televisioni. Anche per questo io ho scritto, avendo una risposta positiva a tutte le televisioni nazionali,
italiane, di offrire più cultura italiana in queste settimane di chiusura dei cinema, dei teatri e dei concerti, ma soprattutto perché questa può diventare anche a regime un'offerta integrativa, non sostitutiva, ci mancherebbe altro, ma perché non immaginare che il biglietto di un'opera lirica, il biglietto di uno spettacolo teatrale, il biglietto di un grande concerto, oltre che essere offerto dal vivo, possa essere contestualmente offerto a chi non si può permettere di fare magari molti chilometri per andare a vedere un evento e dalla casa, dalla poltrona di casa sua, che sia in Australia, negli Stati Uniti o in Italia, in un posto lontano da quello in cui si svolge l'evento, possa seguire un evento teatrale. In fondo è una cosa molto popolare, allargherebbe la platea, allargherebbe il numero di persone che possono usufruirne senza sostituirsi, ma integrando sia come offerta al pubblico che come allargamento della base, della possibilità di accedere all'offerta culturale, allargherebbe molto l'offerta. Quindi mi pare importante sperimentare forme nuove, mi pare importante discuterne, ragionare, e da questo punto di vista le vostre giornate saranno molto utili per noi, per poi insieme a voi fare delle scelte che potranno, al meglio nel futuro, quando queste emergenze, questo deserto saranno attraversati e finiti, investire davvero in un grande investimento culturale nel nostro paese. Grazie, grazie al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini per il suo saluto alla Milano Music Week, un saluto che apre a molte riflessioni sul periodo che stiamo vivendo, ma non solo, e sottolinea anche come queste giornate saranno molto utili per fare delle scelte insieme per il futuro della cultura del paese. E ora passiamo a un'altra voce molto importante, che è quella di Francis Moore, Chief Executive di IFPI, cioè la Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica. Hello everyone. It's my pleasure to be giving this opening address at this year's Milano Music Week. I remember the first ever Milano Music Week in 2017, and it's impressive how, in such a short period of time, it has grown to become an indispensable event in the global music calendar. I am sure that we all regret that we can't be in the beautiful city of Milano and instead have to settle for a virtual meeting this year. I nonetheless think that it's a tremendous achievement that despite these difficult times, the organizers have pressed ahead to make this event happen. The fantastic series of panel discussions and events that will be taking place online speak volumes for your creativity and commitment. The global COVID pandemic has shown us the worst and the best in recent months. The worst is the devastating impact on lives and livelihoods. The best is the human solidarity we have seen. Who will forget the awe-inspiring concert here in Milano Cathedral by Andrea Bocelli? Or people spontaneously singing or playing instruments on their balconies to lift our spirits? Music has truly been the glue keeping us together. The COVID pandemic has, of course, had a significant impact on the global music industry. Some sectors, such as live music, have been hit very hard. What has been heartening to see is how the community has come together to support each other and to campaign for resources and assistance where it is needed most. Despite the current situation, I remain positive about the state of the recorded music industry. In April of this year, we announced global growth of 8.2% from an industry that is now predominantly digital and where most of the growth is coming from streaming. Italy itself saw similar growth. COVID-19 has had a serious impact since then, but the industry is working hard, investing in people and infrastructure to bounce back when the time is right. We know how valuable music is to our lives. It is there for both our good times and our bad times, and it's so important to our well-being. It also makes an enormous contribution to our economy. A panel this week, led by IFPI's Global Director of Trade, Zenya Manning, will discuss the new Oxford Economics report, which quantifies the economic impact of the music sector in Europe. The numbers are truly impressive. Music contributes 81.9 billion euros to the European economy and supports 2 million jobs. So I look forward to a really engaging and productive week ahead and to being back in Milano very soon. It just remains for me to say thank you to you all. Grazie al sindaco Giuseppe Sala, all'assessore Filippo Del Corno,
e a tutti i partner per aver realizzato la Milano Music Week in questo difficile momento. Grazie a tutti e ciao Milano. Ha detto un evento indispensabile nel calendario musicale globale. Grazie a Francis Moore, Chief Executive di IFPI. Giustamente ha detto, ci dispiace non poter essere fisicamente quest'anno in the beautiful city of Milano. Milano che è stata negli ultimi anni, negli ultimi decenni di storia e sempre di più centro del business musicale del nostro paese. L'istituzione della Milano Music Week lo testimonia, lo sottolinea e quest'anno lo ribadisce anche con davvero dirompente, una forza che riesce a guardare comunque al futuro cercando le vie per sostenere questo comparto e riportarlo al centro della vita non solo culturale ma anche economica del paese. E a questo proposito ringraziamo le istituzioni milanesi e diamo il benvenuto all'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno. Buongiorno assessore. Buongiorno, grazie. Grazie davvero per questa introduzione e grazie anche per le parole che abbiamo ascoltato prima, molto significative, del ministro Franceschini. E devo dire che anche se è apparentemente immateriale come le onde sonore attraverso cui si propaga, la musica è un fatto concreto. E la sostanza della musica, almeno a mio modo di vedere, è costituita proprio dal lavoro, di una comunità e di una collettività di competenze che è molto variegata e molto stratificata e va ovviamente dagli autori agli interpreti, dai tecnici, i tecnici di studio, i tecnici di palco, i tecnici audio, i tecnici video, i tecnici delle luci, ma al tempo stesso pensiamo anche alla straordinaria importanza che ha in questa collettività il lavoro degli editori musicali. E poi ci sono tutte quelle professioni che contribuiscono in maniera molto significativa a promuovere la diffusione della musica. Sono professioni che non hanno un contatto, una relazione diretta con il linguaggio della musica, ma sono fondamentali per il mondo della musica e sono gli organizzatori, i promoter, i manager, i grafici, i giornalisti specializzati, i conduttori radiofonici che appunto contribuiscono in maniera determinante a diffondere la musica come un fatto cruciale, importante per la nostra società. E Milano Music Week è stata fin dalla sua prima edizione una piattaforma che ha voluto creare una massa critica, ha voluto promuovere la creazione di una massa critica che sapesse rappresentare il valore della molteplicità di intelligenze e di saperi che sono connessi sia alla creazione della musica, ovviamente alla sua esecuzione, alla sua diffusione, ma soprattutto alla sua presenza nella società. La musica è un fattore determinante per costruire quel legame di comunità che noi avvertiamo appunto nelle società, che si riconoscono nelle musiche, lo hanno sempre fatto, basti pensare alla importanza che la musica ha avuto per esempio nella dimensione rituale del passato, ma oggi la nostra società è fatta di molte comunità che trovano nella musica un fattore determinante appunto di riconoscimento e in un certo senso anche una testimonianza di appartenenza. Diciamo che oggi la piattaforma della Milano Music Week si trova ad abitare un vero e proprio mare in tempesta a causa della crisi che tutte le arti connesse alla performance stanno attraversando per le misure di contenimento dell'epidemia. Queste misure di contenimento che sono necessarie, lo sappiamo bene, per affrontare questa terribile emergenza sanitaria, ma che di fatto impediscono il fenomeno proprio della musica, così come dello spettacolo dal vivo, ovvero sia la condivisione dell'esperienza, dell'ascoltare un concerto, del guardare uno spettacolo, dell'assistere a un evento. E quindi questo mare in tempesta che in un certo senso rende la nostra piattaforma oggi difficile, comunque sia in uno stato di precarietà, deve però essere anche un punto di partenza per un nuovo futuro, per ripensare molte delle dinamiche che stanno alla base delle relazioni appunto tra tutti i fenomeni che contraddistinguono e caratterizzano le esperienze musicali. E quindi io credo che grazie al confronto tra le tante voci nelle iniziative che abbiamo programmato in questa settimana potranno nascere nuove idee che orienteranno la comunità musicale verso un nuovo futuro,
Soprattutto io credo che queste nuove idee saranno profondamente rafforzate dalla solidarietà che si sta avvertendo molto forte tra tutte le lavoratrici e i lavoratori della musica, tutte professionalità che sono indispensabili a produrre poi quella concretezza delle vibrazioni sonore che generano la straordinaria e insostituibile esperienza dell'ascoltare musica a cui facevo riferimento all'inizio di questo mio indirizzo di saluto. Ecco, io credo che davvero mai come in questa edizione la Milano Music Week debba partire dal lavoro e dai lavori che sono connessi alla musica, permettendo a tutti noi di riconoscere che è soltanto in una grande alleanza tra appunto tutti i rappresentanti di questi lavori, di queste professioni, di queste competenze, che possiamo immaginare di superare questo momento difficile. D'altra parte, storicamente la musica ne ha attraversati tanti altri, di momenti di difficoltà, di momenti di turbolenza, ma poi si è sempre riaffermata appunto come un elemento insostituibile dell'esperienza di una comunità. E credo che proprio a partire dalla Milano Music Week di questa edizione si possa davvero lavorare insieme per far sì che questa presenza insostituibile si affermi con grande forza nel momento in cui sarà anche possibile riprendere le cosiddette attività in presenza. E naturalmente l'auspicio che io faccio a tutti i compagni di strada della progettazione di questa Milano Music Week è che l'edizione 2021 ci riveda fisicamente, concretamente presenti per raccontare ancora una bellissima edizione di questa piattaforma, appunto, credo davvero molto utile anche al mondo della musica per ripensare se stessa e per proporsi con grande forza e con grande compattezza a chi la musica la ama profondamente. So che c'è anche lei tra questi, assessore Del Corno, grazie per il suo intervento. E lei ha parlato di un mare in tempesta. Abbiamo dei marinai notevoli in questo momento insieme a noi. Abbiamo Enzo Mazza, CEO di Fimi, Andrea Micicchè, presidente del Nuovo Emaie, Vincenzo Spera, presidente Assomusica, Paolo Franchini, vicepresidente commissione di vigilanza SIAE. Allora, proviamo a fare un po'... Così un giro di interventi sulla situazione che stiamo vivendo. Partiamo dalla Federazione dell'Industria Musicale Italiana, dalla FIMI, con Enzo Mazza. Buongiorno Enzo. Buongiorno, grazie per questa iniziativa, soprattutto questo opening che mi sembra molto importante, perché la pandemia ha sollevato, diciamo, un po' un velo su tutto quello che oggi si avviene dietro le quinte del mondo della musica. Io penso che questo, se un aspetto positivo dobbiamo ricavare da quanto sta accadendo, è che finalmente si sta guardando dietro le quinte, si sta guardando quanti lavoratori e quanto vale questo mondo. E forse avete sentito Frances Moore citare uno studio che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Si parla di 82 miliardi di euro a livello europeo, il valore di questo settore, e occupa 2 milioni di persone. Vale, diciamo che il totale è più grande del valore del PIL di 9 paesi dei 27 membri dell'Unione. Quindi abbiamo l'idea di cosa significhi. Abbiamo anche attraversato, come hai detto giustamente tu prima e come ha detto anche l'assessore Del Corno, dei mari in tempesta. Io faccio l'esempio dell'industria discografica. Se oggi, grazie appunto allo streaming, abbiamo potuto limitare i danni, diciamo, nel primo semestre addirittura questo settore è cresciuto, il numero degli abbonati, i servizi streaming sono cresciuti, però questo chiaramente non è in grado di compensare quello che sta avvenendo all'interno di una filiera così complessa e così fortemente pregiudicata dal totale fermo del mondo dal vivo e dei danni che poi i colleghi anche qui evidenzieranno su alcuni segmenti specifici del settore. Penso a quello per esempio dei diritti, che comunque soffre anch'esso un calo deciso dall'assenza di eventi. Quello che noi stiamo facendo anche con questa settimana credo che sia molto importante: cercare di confrontarci, cercare di dare degli spazi e dall'altra parte anche cercare di fare qualcosa di concreto. Recentemente si è parlato del lancio di Scena Unita, una nuova iniziativa per sostenere finanziariamente, anche con interventi, il mondo del lavoro.
e noi ne avevamo lanciata una all'inizio della, nella prima fase della pandemia, insieme con Spotify, con Milano, con Music Innovation Hub, Sostieni la Musica. Queste sono tutte iniziative fondamentali, perché in questo momento è importantissimo mantenere le professionalità e limitare quelle che possono essere sostanzialmente i veri e propri esodi da questo settore, che porterebbero a dei danni gravissimi, all'emersione di problemi enormi nel momento in cui dovessimo ripartire. Quindi scenari di sicuramente prospettive interessanti, perché ci sono gli aspetti, lo dimostra il fatto che siamo oggi qua grazie alle nuove tecnologie in questo incontro, ci sono delle prospettive interessanti. Chiaramente il rilancio è atteso e noi tutti speriamo che arrivi il prima possibile. Grazie, grazie a Enzo Mazza. Passiamo al nuovo IMAIE, parliamo di diritti connessi. Presidente del nuovo IMAIE, Andrea Micicchè. Buongiorno Andrea. Non lo sentiamo, eccolo, adesso lo sentiamo, eccoci. Allora, buongiorno a tutti. Anch'io ringrazio naturalmente il Comune di Milano e qui chi lo rappresenta, l'assessore Del Corno, per aver reso possibile tutto questo e sicuramente l'impegno e l'auspicio che l'assessore stesso ha così ha esposto da ultimo è il nostro auspicio. Noi saremo naturalmente l'intenzione di tutti i promotori di questa iniziativa di ripeterla nel tempo e di essere per il prossimo anno nelle piazze, ecco, nei locali, e non di limitarci a questa diffusione virtuale. Io credo che l'intervento pubblico in questa fase è determinante e credo, ho sentito con molta attenzione l'intervento del Ministro e credo che abbia ragione il Presidente Mazza laddove dice che questa fase, questo momento probabilmente ha fatto emergere la grande importanza e la grande importanza del settore strategico, della comunicazione in genere, della cultura in genere e della cultura musicale in particolare. Io credo che gli interventi degli interventi pubblici potrebbero essere, diciamo, di due specie: un intervento, diciamo, sul mercato e un intervento normativo. L'intervento sul mercato credo che poi a sua volta si possa dividere in due tipi di interventi: un intervento urgente, che è quello che in questo momento sta animando la mano pubblica, cioè l'intervento letteralmente di aiuto all'industria, di aiuto agli autori e di aiuto agli artisti. Industria, autori e artisti che stanno veramente soffrendo, l'industria culturale, ma in particolar modo quella dal vivo, sta soffrendo in modo veramente importante. Ma credo che questo tipo di intervento deve anche estendersi e cogliere l'occasione per essere un intervento di carattere strutturale. Cioè noi qui abbiamo una grande occasione che ci viene dettata necessariamente dallo stato in cui tutti ci troviamo, che è quello, la grande occasione è quello di procedere a degli investimenti importanti per consentire a chi opera già nel settore di poter scommettere sul digitale e scommettere sull'internazionalizzazione del prodotto italiano. Questi sono due interventi molto importanti che credo che soltanto la mano pubblica potrà fare. E poi un secondo tipo di intervento, insieme a quello, diciamo, sul mercato, un intervento di carattere normativo. Cioè noi dobbiamo fondamentalmente convincere il legislatore a fare un intervento per allargare la gamma dei diritti, per rafforzare gli strumenti di tutela a favore degli artisti e degli autori e degli aventi diritto. E il terzo, rafforzare gli strumenti che hanno gli enti intermediari, perché gli enti intermediari che rappresentano gli artisti, e qui abbiamo, diciamo, la rappresentanza del più autorevole degli enti intermediari, cioè la SIRAE, non possiamo pensare che un ente così importante come la SIRAE, e a seguire tutti quanti noi, subiscano questa fase di tremenda difficoltà senza poi avere gli strumenti per ricrescere, per rafforzarsi nel futuro. Ecco, la mia raccomandazione quindi è questa, cioè un intervento importante che sia non soltanto sul mercato ma anche un importante intervento normativo. Grazie, grazie al presidente del nuovo IMAIE Andrea Micicchè. Adesso andiamo ad Assomusica, che è l'associazione tra i produttori e gli organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, al presidente Vincenzo Spera. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a chi ci segue e grazie per essere tutti insieme quest'oggi. Vado diretto, senza domanda? Prego, presidente. Quindi mi scateno.
Sempre con giudizio. Va bene, allora accetto. No, ora mi avete messo in crisi perché non so da dove partire. Parto dall'importanza che ha la Milano Music Week, soprattutto per noi che fin dall'inizio abbiamo cercato di portare quanto più possibile l'internazionalizzazione della manifestazione. È una testimonianza che forse a molti sfugge, ma che è scritta in una legge europea, riguarda proprio il nuovo programma Europa Creativa 2021-27, che proprio in occasione della Milano Music Week di 2 anni fa vide da parte nostra un panel molto importante che si concluse con un manifesto dato all'allora onorevole Silvia Costa, e questo manifesto poi è finito come emendamento nella legge europea, che prevede dall'anno prossimo in poi i finanziamenti anche per la musica dal vivo, cosa che prima non esisteva. Questo che vuol dire? Vuol dire che parlando di lavoro, e parlando di lavoro che riguarda sia le aziende sia comunque l'intera filiera, bisogna guardare ad un futuro che sia più, come dire, interdisciplinare. Come diceva l'assessore, che ha sempre lungimiranza, bisogna lavorare a nuove produzioni, a nuovi progetti che siano il più possibile unitari. Questa unità però ad oggi e soprattutto a causa del coronavirus io non l'ho vista, quindi ognuno è andato per sé cercando di coltivare il proprio orticello. Nel frattempo circa 27.000 lavoratori dello spettacolo hanno perso il lavoro, ma questi dati non sono solo italiani, ma sono abbastanza in linea con che succede in Europa. In Inghilterra il 50% di quelli assunti a tempo determinato, a tempo indeterminato, perderà il lavoro, e 26.000 di quelli intermittenti l'hanno già perso. Questo che vuol dire? Che se lo Stato non ci ristora adeguatamente, quando dico adeguatamente non può essere con qualche decina di milioni, laddove nel resto d'Europa si parla di centinaia di milioni. Se non ci ristora adeguatamente, ci deve ristorare con un orizzonte che sia almeno fino a maggio, perché è inutile illudersi che si possa ritornare, almeno per quanto è la musica dal vivo, a lavorare tranquillamente a maggio. Non solo, ma deve anche interfacciarsi con noi per cominciare a lavorare su una progettualità di breve, medio e lungo termine, altrimenti il futuro lavorativo, e non solo lavorativo, ma di fruizione di quelle emozioni che ci hanno sempre accompagnato in questi anni, e mi auguro continueranno ad accompagnarci, perché personalmente ritengo la musica un bene dell'anima ed è inalienabile, quindi bisogna che ci diamo da fare tutti. Grazie. Grazie a Vincenzo Spera, presidente di Assomusica. Adesso andiamo alla SIAE, vicepresidente della commissione di vigilanza SIAE, Paolo Franchini. Buongiorno. Grazie Marta, buongiorno a tutti. Intanto direi un grande grazie ai promotori e agli organizzatori della Music Week, perché non è stata una sfida banale quella di accettare la sfida e di organizzare una settimana della musica nelle condizioni in cui siamo a Milano, e però ce l'abbiamo fatta, e questa è già una vittoria. Al primo giorno siamo già vittoriosi perché c'è la Music Week, Milano resiste, la Music Week resiste, ed è un dato molto positivo secondo me. La chiusura delle attività della musica, come di tutta la cultura, rappresenta uno tsunami devastante per tutti i nostri settori, per tutti coloro che lavorano. La Music Week quest'anno ha un dovere e la possibilità di avere un grande successo proprio grazie al fatto che accende un riflettore sulle professioni della musica, sui lavoratori, su tutto quello che avviene nel mondo industriale della musica. Un mondo che, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, è sempre stato un po' marginalizzato, non è mai stato riconosciuto fino in fondo. La chiusura, dicevo, degli eventi
Stamattina SIAE ha presentato l'annuario, il proprio annuario 2019, il primo raffronto fra 2019 e 2020, il primo semestre 2020, è devastante. Il raffronto fra il primo semestre 2019 e 2020 è 64% in meno di eventi e 66% in meno al botteghino. Questo quindi significa veramente una crisi economica molto molto pesante. Gli interventi straordinari di SIAE sono stati però molto molto forti per cercare di dare sostegno e aiutare gli autori e gli editori, soprattutto le fasce più deboli di autori ed editori. Sono stati stanziati 110 milioni di euro in forma di sussidi e di anticipi per sostenere questa fase di emergenza. I sussidi servono, sicuramente non bastano, però devono servirci per guardare avanti, devono servirci per guardare al futuro e cogliere l'opportunità di una crisi così profonda, secondo me, per uscire da questa crisi, arrivare a quello che chiamano il new normal, che speriamo che poi arrivi, con una diversa consapevolezza, con una consapevolezza del diritto d'autore, il valore del diritto d'autore, il valore dell'industria musicale, maggiori tutele attraverso l'approvazione della direttiva europea, attraverso il riconoscimento del fatto che il diritto d'autore è un diritto al lavoro, attraverso maggiori tutele per i musicisti, per i tecnici, settori che sono veramente in uno stato di abbandono rispetto ad altri settori professionali in questo paese, e settori invece che richiedono delle specialità e delle specializzazioni estremamente complesse. Quindi stiamo parlando di grandissimi professionisti di altissimo livello, la cui professionalità non è veramente ancora riconosciuta. Noi dobbiamo cogliere questa occasione tremenda di emergenza per far emergere questi problemi e trovare delle soluzioni. Ricordiamoci solo di una cosa, che la musica è arte e intrattenimento, ma è lavoro, è produttività e soprattutto ha un grandissimo margine di crescita. Noi sappiamo tutti che in tutti i nostri settori, discografia, editoria, autori, musicisti, la musica italiana ha grandi margini di crescita, ha bisogno solo di essere sostenuta nel modo adeguato. Vero, vero. Grazie al vicepresidente della Commissione Vigilanza SIAE Paolo Franchini. Allora, io chiuderei questo panel con un intervento conclusivo e ho il piacere di presentarvi il presidente di Confindustria Cultura Italia, Innocenzo Cipolletta. Presidente, eccolo qua, benvenuto presidente, aspettiamo che si apra il microfono. Io quando vedo che l'iconcina, ecco, adesso la sentiamo. Ecco qua. Buongiorno Presidente, allora cosa diciamo di questa apertura della Music Week? Ha sentito anche degli interventi particolarmente interessanti da tutte le anime che compongono questa grande industria culturale. Beh, innanzitutto complimenti moltissimi a tutti gli organizzatori della Milano Music Week, perché averla organizzata con queste difficoltà significa un grande sforzo di volontà, ma anche un riconoscimento che le tecnologie ci possono aiutare. Stiamo tutti quanti su piattaforme, ognuno di noi si districa ormai su diverse piattaforme, più o meno cominciamo a capirci qualche cosa, specie le persone della mia età, ma è importante che questa tecnologia ci sta aiutando a portare avanti il nostro lavoro. E lo dico con grande importanza, perché la tecnologia è intervenuta anche a generare problemi al nostro mondo, al mondo della cultura. Quando si è trattato di parlare del diritto di autore, abbiamo avuto dei grossi problemi con queste nuove tecnologie. Li abbiamo affrontati, li abbiamo risolti in parte, nel senso che c'è stata una direttiva europea importante, adesso è in via di attuazione anche nel nostro paese, perché è importante che assieme alle nuove tecnologie ci sia la difesa di quelli che sono coloro che producono la musica, dagli autori, gli editori, i diffusori, tutti coloro che producono la musica devono poter avere una giusta remunerazione del loro lavoro in modo da poter continuare, e questo è fatto attraverso un intervento sulle tecnologie che ci stanno dando nuovi campi e nuovi sviluppi. La settimana musicale di Milano è una settimana che è dedicata
all'innovazione, a quello che c'è di nuovo. Io credo che questa nostra esperienza di questi giorni ci abbia un po' proiettato anche noi, tutti quanti, sul futuro, perché il futuro sono queste tecnologie che dobbiamo portare avanti. È evidente che abbiamo sofferto tutti moltissimo, è stato detto da tutti gli interventi. Io devo riconoscere che il governo, malgrado ognuno di noi abbia sempre qualcosa da ridire contro il governo, ed è normale, però questa volta è intervenuto in maniera abbastanza massiccia con quelli che sono stati chiamati dei sussidi, ma che cosa si poteva fare? Non si poteva fare altrimenti. Tutti i paesi sono intervenuti con i sussidi, e ben vengano questi sussidi se servono a ristorare il lavoro di persone, di tantissimi lavoratori che hanno perso attività e che devono poter continuare ad andare avanti. Non li possiamo perdere. Questo nostro mondo non è fatto soltanto di grandi imprese, il mondo della musica è fatto di tante piccolissime imprese, tante persone che ci lavorano, che fanno quella rete, quella terreno che serve a costruire la nuova creatività, e quindi non li dobbiamo perdere, li dobbiamo sostenere durante questa fase. Poi ovviamente bisogna andare verso quelli che sono, diciamo, interventi di carattere più strutturale, ricordando che questo settore è un'industria, non è diciamo qualche cosa di amatoriale, come qualcuno piace essere. È un'industria vera e propria, organizzata, strutturata, e come tale deve essere trattata, perché solo quando ci si organizza come un'industria si riesce poi a progredire, a portarsi addietro tutto quel mondo che c'è e che esiste e che gravita intorno all'industria. Ecco, io credo che valga la pena cominciare a riflettere a questo settore della musica, che è importantissimo come un settore industriale. Per questo ci piacerebbe che venga considerato anche dal Ministero dei Beni Culturali come un'industria, e che ci possa essere una direzione dentro questo ministero che si occupi della musica direttamente, che non sia soltanto spettacolo dal vivo o attrazione o qualcosa del genere. Deve essere considerato come tale. Così come Confindustria Cultura Italia stiamo cercando di portare avanti un progetto di leggi di settore per la musica, ma anche per le altre attività, per le attività museali, per i libri, così come c'è una legge di settore per il cinema, in maniera tale che tutti i settori della cultura che producono cultura abbiano un loro riferimento legislativo. Infine, credo che sia importante, proprio per ritornare al concetto che la musica è un settore industriale, che ci possa essere un fondo che faccia crescere questo settore di dimensione, oltre che di quantità, di unità di soggetti che operano. Un fondo di investimento, un fondo che da un lato aiuti la crescita attraverso anche, perché no, le fusioni tra imprese o le investimenti in carattere tecnologico. Un fondo che investa nel capitale delle imprese, in equity, ma che investa di anche sostegno agli investimenti. Se noi riusciamo a trattare la musica come una vera industria, avremo una grande potenza di crescita. Questo paese ne ha alla sua base, e come in tutti quanti i settori, i singoli autori che collaborano a questa industria ne avranno essi stessi un grandissimo beneficio. Mi auguro che questo avvenga, e mi auguro soprattutto che torneremo a vederci e a toccarci tutti quanti insieme. Grazie a tutti. Grazie Presidente Cipolletta. Lei ha citato il Ministero, ha sentito il Ministro, ha detto che da questa Milano Music Week verranno delle riflessioni che ascolterà attentamente, quindi non possiamo che augurarci che sia davvero così. Grazie al Presidente Innocenzo Cipolletta. E io adesso do il benvenuto al curatore artistico della Milano Music Week, Luca De Gennaro. Luca! Ecco qua, eccolo, esatto. Anche sonoro. Luca, tutti hanno sottolineato il grande coraggio, anche un po' di pazzia, mi permetto di dire, nell'aver davvero portato avanti e portato al momento del varo questa Milano Music Week, Luca. Sì, non è stato facile, ed è stato, come dire, necessario rimodulare e riorganizzare tutto, nel senso che Milano Music Week negli ultimi 3 anni, da quando esiste, è stato l'assembramento per eccellenza, nel senso che erano centinaia di luoghi dove succedevano cose musicali tutto il giorno, e quindi c'era la gente che si spostava. Adesso
in realtà abbiamo dovuto pensare di andare noi dalla gente che sarà fatalmente davanti al proprio schermo del computer. Però per questo devo subito ringraziare tutti i nostri partner di contenuto che si sono riconfermati rispetto agli anni scorsi. Insomma, gli anni scorsi, come dire, i club di Milano, le case discografiche, i promotori, i management avevano collaborato moltissimo alla riuscita della Music Week e l'hanno fatto anche quest'anno credendo appunto in una formula che probabilmente come dire, che cerca di fare del bene a tutta l'industria e al auspicabile ritorno alla vita di un settore che, come hanno detto saggiamente tutti quelli che mi hanno preceduto in questo incontro, è un settore in profonda crisi, ma è un settore in cui c'è parecchio lavoro, manca parecchio lavoro, ed ecco perché lo slogan di quest'anno di Milano Music Week, che l'anno scorso era "la musica vive qui, music lives here", quest'anno è diventato "music works here", cioè la musica lavora qua, la musica è lavoro, e in tutti gli incontri, in moltissimi degli incontri del calendario della Music Week, questa cosa verrà fuori. Tra l'altro ne approfitterei a questo punto per presentare gli ulteriori ospiti che abbiamo, no Marta? Luca, ti lascio agli ospiti, okay. Anzi alle ospiti. Certo, sì, tra l'altro una cosa importante da dire è che, visto che si parla tanto di gender equality, praticamente tutto il gruppo di lavoro di Milano Music Week è formato da donne, per cui insomma mi onoro di avere delle persone che lavorano al mio fianco, che fanno parte tutte dell'universo femminile, così come ne fanno parte anche Francesca Martinelli del Forum Arte e Spettacolo e Silvia Comandi Bauli in Piazza, che sono, diciamo, due esempi di lavoratori della musica che in qualche modo hanno fatto rete, si sono organizzati e stanno dicendo qualcosa in questo momento di grave crisi. Francesca, partirei da te per farci sapere in realtà che cos'è il Forum Arte e Spettacolo, che cosa fa. Ok, grazie. Buongiorno a tutti, vi ringrazio a nome del Forum Arte e Spettacolo per l'invito all'opening di questa settimana molto importante per noi e per tutto il settore. Io appunto mi chiamo Francesca Martinelli e fino al 27 marzo ero principalmente la direttrice della Fondazione Centro Studi DOC e mi occupavo di ricerca e relazioni internazionali per studiare nuove soluzioni per i lavoratori che fanno esperienza di lavoro discontinuo. Poi dal 27 marzo c'è stata la prima riunione del Forum Arte e Spettacolo e sono stata catapultata in questa avventura, diciamo, che di cui sono ad oggi la coordinatrice. Nella prima riunione l'obiettivo è stato di incontrarsi tra realtà che sin dall'inizio della pandemia si erano mostrate particolarmente attive a favore dei lavoratori dello spettacolo e quindi tra gli altri ci siamo incontrati con Paolo Fresu, Ada Montellanico, Simone Graziano, che hanno lanciato la petizione Ve le suoniamo, che ha superato le 60.000 firme, Andrea Marcolicci di Note Legali, che aveva fatto tante dirette per aiutare i musicisti a muoversi tra i vari DPCM, e noi della Fondazione Centro Studi DOC, perché avevamo lanciato la petizione Nessuno Escluso per i lavoratori dello spettacolo, che oggi ha superato le 50.000 firme. L'obiettivo di questa prima riunione era quello di capire come mettere a fattor comune quello che stavamo facendo a favore del settore e diciamo che già dalla prima riunione abbiamo capito due cose. Primo, che sì, volevamo affrontare il tema dell'emergenza e della ripartenza, quindi confrontarci su questi temi, ma soprattutto il nostro obiettivo voleva essere quello di creare una riforma strutturale per il settore. È stato proprio Paolo Fresu a fare questa richiesta, cioè ha chiesto proprio di fare una riforma strutturale in 5 punti, perché come artista riteneva importante una riforma, proprio perché lo abbiamo visto molto bene, penso, tutti in questo periodo, che tutte le difficoltà che oggi hanno i lavoratori dello spettacolo, ma anche le imprese, sono legate al fatto che già il sistema aveva delle grandi difficoltà in sé ed era mal strutturato e quindi va ripensato. La seconda cosa che abbiamo capito è stata che evidentemente non potevamo essere solo noi a ragionare su questi temi estremamente importanti per il settore e quindi abbiamo invitato sin da subito tutti quelli che conoscevamo a partecipare a quello che poi è diventato il forum. Quasi subito si è aggiunto anche
del cantautore Diodato, che è diventato poi uno dei promotori del forum dello spettacolo, e oggi da questo lavoro di aggregazione il forum è composto da oltre 60 realtà del settore, che vanno dalle realtà dei lavoratori, ci sono i tecnici, ci sono gli artisti, però ci sono anche gli organizzatori, le associazioni di strumenti musicali, quindi andiamo quindi da ARCI fino alle alleanze delle cooperative italiane, anche molte cooperative partecipano a livello individuale, Ars Artisti, Asso Lirica, Unita per gli attori, FNAS per i circensi, la Federazione del Jazz, 360 Live Crinette, la musica che gira, poi c'è Keep On Live che riunisce i Live Club, Music Innovation Hub, il Polo Nazionale Artistico, insomma potrei andare avanti ancora perché sono 60, però diciamo che questo vi dà un po' l'idea di chi siamo, e poi c'è anche un pool di consulenti che ci aiuta a portare un po' a terra i lavori che facciamo in modo che siano effettivamente masticabili dalla politica. Infatti, sin dall'inizio abbiamo lavorato in sinergia con i 12 assessori alla cultura che già in periodo di emergenza hanno subito manifestato interesse a difendere il settore e di cui fa parte anche Filippo Del Corno, e abbiamo prodotto insieme dei documenti che loro hanno poi portato al Ministero. Devo dire però, concludendo, che sicuramente il risultato che abbiamo realizzato più importante, più straordinario, è il fatto che effettivamente quei famosi 5 punti che chiedeva Paolo Fresu, alla fine siamo riusciti a scriverli. E devo dire che definisco questo risultato straordinario perché comunque tutto il lavoro è stato fatto in videoconferenza e a distanza con strumenti di confronto online tra realtà anche molto diverse, e ci siamo conosciuti tutti per la prima volta il 28 settembre scorso, quando con il supporto di Matteo Lepore, che è uno dei 12 assessori alla cultura, abbiamo presentato a Bologna il pacchetto di proposte a giornalisti e politica. E la seconda cosa direi che è straordinario perché posso testimoniare di aver visto una grande generosità, un grande altruismo da quelli che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie conoscenze in queste video call interminabili, però sempre, anche se le posizioni erano molto diverse, perché si parla di persone anche molto diverse, e ruoli diversi, però è stato bello vedere che poi si è arrivati a produrre un documento organico, ricco, ma anche che risponde all'esigenza comune di fare del bene per il settore. Ora, io non entro nel dettaglio di questo, però se siete interessati a scoprire qualcosa di più sulla riforma, domani noi in questa stessa piattaforma abbiamo organizzato il panel Riformare lo spettacolo, che sarà proprio un dialogo su questi temi. Parteciperanno Filippo Del Corno, appunto, Chiara Chiappa, che è la presidente della Fondazione Centro Studi DOC, ma è anche la referente del tavolo riforme del Forum Arte e Spettacolo, Anna Rita Masullo della musica che gira, a moderare sarà Andrea Conti del Fatto Quotidiano. In generale, se volete comunque più informazioni sul Forum Arte Spettacolo, oppure se volete partecipare ai tavoli e lavori, a questo hub di confronto tra realtà del settore, vi invito ad andare sul sito www.forumartespettacolo.org. Grazie ancora per l'invito. Grazie a te Francesca e complimenti per il lavoro che state facendo. Milano Music Week deve essere anche questo nelle nostre intenzioni, quindi il momento in cui il mondo della musica dialoga con il mondo delle istituzioni. Mi sembra che questa cosa sia partita bene. Allora, se non sbaglio, 10 ottobre scorso, se mi ricordo bene la data, 500 bauli, i cosiddetti fly case, quelli che si usano per lavorare nel mondo della musica dal vivo, sono stati ordinatamente messi in fila in Piazza del Duomo, e altrettanti lavoratori della musica dal vivo si sono fatti vedere e sentire. Questo è stato, diciamo, il momento più pubblico dell'iniziativa Bauli in Piazza. Silvia, se vuoi raccontare di più, tra l'altro ovviamente Bauli in Piazza avrà anche il suo momento di presentazione durante la Music Week, doverosamente in un panel. Silvia. Sì, allora diciamo che Bauli in Piazza nasce sostanzialmente a fine agosto dallo scambio tra un gruppo di professionisti del settore dello spettacolo e degli eventi, soprattutto riguardante medi e grandi eventi, sia in campo musicale ma anche culturale, corporate, eccetera. Era un gruppo formato da direttori di produzione, tecnici, altri professionisti molto specializzati,
che decidono proprio materialmente di fare qualcosa per rendere visibili tutte le persone, i colleghi, i lavoratori dello spettacolo che fino a quel momento, diciamo, rimangono un po' invisibili sia nei confronti delle istituzioni che nella percezione generale. Con un occhio si guardava, diciamo, alle iniziative che in quel momento venivano realizzate dalla rete We Make Events anche in altri paesi, quindi in America, in Inghilterra, in Portogallo, in Spagna, e che avevano un po' tutte preso simbolo appunto il fly case, come simbolo del nostro lavoro, quello da cui inizia e in cui termina ogni concerto, ogni evento. E con un occhio si guardava un po' la situazione in Italia, dove il comparto, diciamo, era fermo, stagnante, nell'impossibilità di ripartire, e la situazione dei lavoratori e delle imprese era molto drammatica, soprattutto per la mancanza di interventi strutturali a 360 gradi che riuscissero ad aiutare un po' tutti i soggetti della filiera. Si decide pertanto di fare qualcosa soprattutto appunto per combattere un po' l'invisibilità dei lavoratori e del settore. La prima iniziativa in realtà è partita un po' prima, è stata attorno alla fine di settembre l'adesione alla campagna internazionale Red Alert, che ha illuminato di rosso i luoghi dello spettacolo, le venue, i club, ma anche i magazzini dei service, alcuni magazzini di grandi aziende del settore. Questo proprio appunto per porre un po' all'attenzione di tutti la situazione drammatica in cui stava vivendo un po' il settore. E poi appunto il 10 ottobre viene organizzato l'evento Bauli in Piazza, in Piazza Duomo, in realtà con un evento non solo di organizzazione materiale, logistica di quella giornata, che pur ha visto comunque, insomma, dei punti di attenzione, delle criticità, bisognava comunque fare attenzione alle condizioni di sicurezza, al distanziamento e quant'altro, ma il grosso del lavoro è stato soprattutto un lavoro di chiamata raccolta di tutti i soggetti che compongono la filiera degli spettacoli e degli eventi, e si riesce così a mettere a battere sui bauli, in realtà non solo sui 500 bauli, ma anche nelle ale a fianco del quadrato dei 500 bauli, tutti i rappresentanti dei soggetti che fanno parte di questo comparto, quindi dal facchino alle associazioni di categorie, i rigger, le aziende, i tecnici, i service, le cooperative, ma anche le agenzie di eventi, le multinazionali, c'erano un po' tutti i soggetti che vanno a formare questo settore, tutti riuniti sotto lo striscione un unico settore, un unico futuro, proprio per dare questa idea, che poi è stata richiamata anche dagli interventi prima del mio e di Francesca, che c'è bisogno in questo momento di una grande collaborazione e solidarietà tra i vari soggetti per immaginare una reale ripartenza del nostro lavoro. L'evento in realtà è diventato virale quasi subito, innanzitutto perché c'era una grandissima carica emotiva dei partecipanti che ha proprio bucato lo schermo e ha facilitato poi da lì la comunicazione in pochissimo tempo, e poi anche perché è stato condiviso fin da subito da molti grandi artisti, da Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Gianna Nannini, insomma, e molti altri. C'è stato proprio un tam-tam comunicativo per cui si è arrivati molto presto alla quasi totalità dei media, e questo ha permesso proprio di sfondare finalmente quella mancata percezione un po' proprio visiva delle facce delle persone che compongono questo settore, che era un passo fondamentale, tra l'altro, per affiancare tutte le iniziative che sono state portate avanti dalle altre sigle, tra cui tutte quelle che ricordava Francesca, in questi lunghi 8 mesi di lavoro per chiedere proprio più riconoscimento dei diritti dei lavoratori, più sostegno al comparto, un riordino necessario sicuramente di tutto quello che riguarda il settore dello spettacolo, degli eventi, e soprattutto la cosa a cui noi teniamo di più, il fatto di essere coinvolti nell'elaborazione di protocolli proprio per la ripartenza, quindi di mettersi al lavoro per immaginare, sognare, realizzare adesso, anche perché il nostro è un settore che
ha bisogno di mesi di programmazione, quindi dobbiamo iniziare a lavorarci adesso e gran parte dei professionisti di questo settore ha delle competenze da spendere in cui può aiutare le istituzioni per riuscire a immaginare quale sarà il futuro del nostro lavoro. Purtroppo allo stato attuale, lo sappiamo, l'hanno ricordato anche altri interventi prima del mio, si parla già di un 97% di mancato fatturato per tutto il comparto, di un 30% di lavoratori che si sono spostati in altri settori perdendo delle professionalità specifiche. Però è importante anche fare qualcosa di positivo, in particolare nel contesto della Milano Music Week con Zona 5. Abbiamo contribuito e collaborato a due iniziative all'interno del progetto Workers. Una è una mostra fotografica che espone proprio i ritratti fotografici dei volti dei lavoratori dello spettacolo. Tra l'altro queste foto sono state realizzate proprio il 10 ottobre in Piazza Duomo. C'era un corner in cui appunto sono passati tutti a farsi degli splendidi ritratti. E una raccolta fondi, un'asta benefica, per cui verranno messe all'asta le magliette che i lavoratori dello spettacolo doneranno, che sono le magliette delle crew, quindi non quelle che vengono vendute ai merchandising dei concerti, ma quelle proprio che per i lavoratori dello spettacolo costituiscono insieme ai pass un po' un vero e proprio santino del proprio lavoro, quindi quelle che ti vengono date quando hai lavorato a un grande concerto, a un tour. Quelle verranno messe appunto all'asta, con il ricavato si andranno a organizzare dei corsi di formazione in professioni dello spettacolo per giovani che provengono da situazioni difficili o svantaggiate, soprattutto del Municipio 5 di Milano. E quindi niente, io chiudo il mio intervento dicendo che appunto il nostro obiettivo è questo, soprattutto di riuscire a collaborare, far collaborare tutti i soggetti, perché bisogna veramente iniziare non solo a sognare ma a immaginare, a lavorare adesso al ritorno al lavoro e a una reale ripartenza per il nostro settore. Grazie mille Silvia, e ovviamente l'asta con le magliette di chi ha lavorato nel mondo del live avrà un successo enorme, perché tutti gli appassionati della musica non vedono l'ora di possedere quelle cose che di solito non si possono avere, sì. Le ho scritto staff o crew dietro, esatto. Veramente le cose esclusive. Allora, grazie a Francesca Martinelli, grazie a Silvia Command. Ricordo anche che domani all'interno della Milano Music Week parte Linecheck. Abbiamo parlato di professioni della musica, e Linecheck è da sempre l'appuntamento più professionale e tra l'altro quest'anno anche molto più internazionale, perché con il fatto che diciamo non è necessario, anzi non si può proprio andare in un luogo fisico per fruire degli eventi musicali, Milano Music Week, così come Linecheck, ha fatto in modo di convogliare eventi musicali anche da altri luoghi, anche dall'estero, come succederà da Londra, da Ibiza, da Roma, eccetera, durante Linecheck, che è seguibile sulla piattaforma linecheck.it. Solo per dire, oggi pomeriggio, diciamo che Milano Music Week, per dare un'idea generale di quello che succede, è una sorta di palinsesto che si sviluppa dal mattino alla sera sulla piattaforma dove probabilmente siete collegati in questo momento, milanomusicweek.it, e sulla pagina YouTube di Milano Music Week. Questa mattina abbiamo cominciato con un bellissimo incontro sulla centralità dell'Africa come next big thing, come prossima cosa grossa del mercato musicale mondiale, che è un argomento estremamente attuale. Abbiamo poi avuto il primo intervento dell'ALMED, del Master in Comunicazione Musicale della Università Cattolica, e poi il primo intervento di Franco Mussida del CPM, che è sono due dei partner educazionali della Music Week, CPM, SAE e ALMED. Tanto per dire quello che succederà oggi pomeriggio, tra un'ora, c'è un incontro dell'AFI sull'impatto del Covid sull'industria musicale e le strategie di rilancio. Ci sarà dal CPM un intervento di Roby Facchinetti, musicista di grande levatura, insomma, che da tanti anni è stato nei Pooh. Poi uno degli incontri sulle professioni della musica, che abbiamo già detto essere l'argomento centrale della Music Week,
che cosa vuol dire lavorare con la musica e quali sono le prospettive delle professioni della musica. Alle 4:15 un incontro di SCF su come funziona una collecting society, perché sai, gli appassionati di musica possono dire cosa vuol dire, no? Cioè, oppure da dove arrivano i soldi quando io faccio della musica? Ci sono le collecting society, per capire che cosa vuol dire ce lo spiega la SCF che fa questo di mestiere. Alle 5:15 comincia la nostra consueta striscia di incontri quotidiani che si chiama Milano Music Week Incontra, cioè incontri con gli artisti. Oggi cominciamo con i Negri Amaro, che avremo in diretta, per cui potrete anche interagire con loro. Chiacchiereremo con i Negri Amaro pochi giorni dopo l'uscita del nuovo album. Milano Music Week Incontra nei prossimi giorni avrà altri ospiti che sono Gammon, Max Pezzali, Edoardo Bennato e Diodato, a seconda delle giornate, sempre intorno alla fine del pomeriggio. Prima è stato nominato Paolo Fresu, che sarà oggi ospite di Alessio Bertallò alle 18 in uno degli incontri di Casa Bertallò di questi giorni. E poi questa sera concludo con questo importantissimo evento inaugurale, che è anche molto simbolico, oltre a essere, da quello che ho visto dalle prove, estremamente spettacolare. È simbolico perché l'Annon 80 è un concerto che si tiene innanzitutto in un club. È importantissimo che i club di Milano, che sono chiusi per forza di cose, si facciano comunque vedere, si facciano sentire e facciano capire durante la Music Week di essere vivi, di essere attivi. Anche Santeria, per esempio, da domani avrà un suo palinsesto di eventi. Questa sera il concerto Lennon 80, in onore di John Lennon, si tiene dal Fabric, che è un luogo di musica per eccellenza, chiuso, senza pubblico, ma con una bellissima scenografia, e avrà tantissimi musicisti importanti del mondo musicale italiano che renderanno omaggio a John Lennon, alla sua musica e ai suoi 80 anni. La ragione simbolica oltre spettacolare è che questo è uno dei pochi eventi che non è gratuito, perché tutto il resto è in streaming gratuito sulla piattaforma di Milano Music Week. Per questa sera c'è un biglietto, tra l'altro di 10 euro, quindi anche poco più che simbolico, che però servirà al netto delle spese a nutrire il fondo Covid Sosteniamo la Musica, voluto da Music Innovation Hub e da FIMI, che va proprio a beneficio dei lavoratori della musica. Quindi non solo si vedrà una bella serata inaugurale con un bel concerto, ma si farà anche del bene a un settore che in questo momento sta soffrendo. A questo punto, Marta, direi che si potrebbe... Allora, io adesso vorrei andare a comprare il biglietto per stasera, però ecco. Prima di comprare il biglietto per stasera vorrei... Sai come si fa in questi casi? La foto, si sale tutti sul palco. Vediamo se riusciamo, sì, a farlo, eh? Vediamo se funziona. Tutti insieme. Funziona? Funziona. Funziona. Quasi. Ci manca l'assessore... Assessore del Corno. Che non lo facevamo questo. Tutti i trick e ballac non li ho potuti portare. No, abbiamo tutti portato i nostri strumenti musicali. Un Ognuno di noi ha portato il proprio strumento musicale, da qualche parte nelle stanze si trova. Allora, ma io guardo, mentre si collega l'assessore del Corno, mi è venuto in mente adesso una frase che mi è rimasto impresso di aver sentito dire dal sindaco Sala sul palco di Piazza del Duomo, quando c'è stato uno dei pochi concerti che si sono potuti tenere nel periodo di mezzo, diciamo, che era il concerto della Filarmonica della Scala, che è stato introdotto dal sindaco, dicendo che Milano deve ripartire da tre concetti che sono conoscenza, competenza e cultura. Io credo che queste cose qua sia giusto farle nostre e farne una sorta di mantra per la Music Week. Perché la conoscenza è importante, la competenza è quella che noi mettiamo in sulla piattaforma della Music Week questa settimana e sempre nella nostra vita, e la cultura è probabilmente la cosa più importante che caratterizza l'Italia nel mondo. Con questo, allora, io la faccio davvero la foto, e ci siamo tutti.
Grazie, allora, grazie all'assessore Filippo Del Corno, grazie ad Andrea Micicchi, grazie a Enzo Mazza, grazie a Vincenzo Spera, Innocenzo Cipolletta, Paolo Franchini, ringraziamo anche per gli interventi Francis Moore e il ministro Dario Franceschini. Luca, non possiamo lanciare la bottiglia di champagne sullo scafo. O tagliare il nastro. Sì. Non possiamo tagliare il nastro, quindi davvero in bocca al lupo a tutti. Luca, buon lavoro a tutti e grazie per essere stati con noi. Buona Milano Music Week a tutti. Buona settimana a tutti. Buona a tutti. Grazie mille a tutti. Arrivederci. Next year la bottiglia con Milano Music Week Wine. Tutti dal vivo. Ciao.